Politecnico di Torino è un'università pubblica italiana, è il più antico dei tre politecnici italiani, ha 160 anni di storia e opera nel campo della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico nell'architettura e nell'ingegneria. Il Dipartimento di Architettura e Design, che focalizza la sua attività nel campo dell'architettura e del design, sta intraprendendo da alcuni anni un'azione forte di internazionalizzazione, intraprendendo scambi con le migliori università del mondo e fra queste la Pontificia Università Javeriana di Bogotà, con la quale da 4 anni ormai stiamo lavorando assiduamente a progetti di ricerca, di didattica e di scambio con i rispettivi studenti. L'attività di scambio, in particolare con la Javeriana, è nata da un'occasione di ricerca, un progetto chiamato La cultura della Ciudad, focalizzato sui problemi della città contemporanea, della sua crescita, della sua gentrification, della sostenibilità e della memoria. Sul tema della memoria in particolare, la cultura della Ciudad focalizza la sua attenzione lavorando sul patrimonio contemporaneo e storico della città e sui temi di riqualificazione e rigenerazione urbana. In quest'ambito abbiamo colto l'occasione di partecipare al concorso internazionale Solar Decathlon Latino America e Caribe, un concorso nel quale la Javeriana si era già cimentata 2 anni fa ottenendo un importante secondo premio, e quest'anno di nuovo abbiamo lavorato con la Javeriana e con Oxford Brookes per presentare una proposta a questa importante competizione internazionale. Siamo arrivati al secondo posto assoluto e abbiamo ottenuto il primo premio in alcune categorie parziali di cui il Solar Decathlon si compone. Abbiamo realizzato con i nostri studenti, con i dottorandi e con dei giovani docenti un prototipo di abitazione autocostruita con sistemi di montaggio a secco e tecnologie povere di che lavorano con i materiali del luogo, e su questo frangente siamo riusciti a realizzare un prototipo di abitazione che oggi è montato a Cali, ma domani sarà smontato e riproposto al Pozón, un quartiere di Cartagena che vive di alcuni problemi sociali e anche idrogeologici, nel quale potremo sperimentare questo nuovo modo di abitare. My name is Martin Ancelini. I am the director of the Department of Architecture of Javeriana University of Bogotá. We were founded as a university 400 years ago in the middle of the Colombian Andes, where we are still operating. Our presentation at the Time Space Existence exhibition will be made together with Politecnico di Torino, and will show 3 projects that we have done together during the last years. The first part of the exhibition will present a research about Italian architects in Colombia. The second part will show a practical analysis about some urban areas in Torino and Bogotá, its difficulties, its potentialities in terms of security, production, life quality, and we show some proposals for these areas. And the third part of the presentation will show 2 prototypes, 2 houses that we have done together with some eco-friendly values and some proposals about how social housing and eco-friendly housing should work. These 3 very diverse topics, urbanism, theory and building, show how architecture can really shape human lives. When we assume architecture as a responsibility, we can shape lives and we can change lives in a positive way.